nuovo litigio all'interno del protagonista e ancora una volta è che a distanza di giorni dall'ultimo battibecco sono tornate a scontrarsi. Sabato scorso l'ex moglie di Briatore aveva detto, cara Stefania, ma poi era stata immediatamente stoppata perché la Orlando aveva dichiarato, se mi vuoi chiamare cara, ti chiamo anche io. E la Gregoraci aveva aggiunto, sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità. Ed ancora la Orlando sull'accusa di aver alzato il tono della voce, non sto urlando. E non mi dire cara Stefania come a fare la chiosa. Come cadi male, molto male Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po'. Ma non era finita qui perché la Gregoraci aveva asserito ancora, poi espresso il mio giudizio e ti sei sentita toccata. Chissà come mai. Poi Stefania aveva smesso di replicare colpo su colpo. Ed ecco la nuova lite nella casa. Continua dopo la foto. Stefania si è ormai stancata definitivamente dei consigli della coinquilina, che arrivano anche quando non sono chiesti esplicitamente. La Orlando ha puntato il dito contro di lei, dicendo, pensi di essere la migliore, quindi l'ha accusata di sentirsi al di sopra degli altri. Per cercare di calmare le acque è intervenuto Francesco Opini, ma non è stato semplice tranquillizzare i loro animi infuocati. Stefania ha anche aggiunto altri particolari sul comportamento che a lei non piace. Continua dopo la foto. Ti senti migliore degli altri perché tu non sei così. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiede cosa sei venuta a fare al Grande Fratello? Se succede qualcosa io ne parlo e non è sparlare. C'è differenza. Sui social tutti hanno praticamente preso le difese della Orlando, anche perché quest'ultima ha proferito una frase che ha fatto entusiasmare gli utenti, capisco che sei nervosa per la nomination. Dunque, la temperatura al GF VIP si infiamma sempre più. Continua dopo la foto, nelle ultime ore si è scoperta fragile e piena di dubbi. Un dolore, il suo, profondo e che difficilmente troverà soluzione nei prossimi mesi con il solo sfogo affidato alle lacrime che, ieri sera, ha dovuto raccogliere Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo le ha chiesto inoltre se abbia davvero qualcuno fuori e lei ha risposto, sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te.